Il liceo scientifico Giuseppe Peano sta per entrare finalmente nel vivo della lotta contro tutte le ingiustizie, contro le politiche liberiste oppressive per un futuro migliore. Il numero degli istituti e degli studenti che protestano insieme a noi cresce sempre di più e si diffonde in tutta Roma. Occupazioni simili alla nostra coinvolgono l'Aristotele, il Socrate, il Rousseau, l'Armellini, il Bamiani, il Vivona, il Galilei e il Cavour. Ne sono previsti altri per le giornate successive. Confidiamo quest'anno più che mai nella nostra protesta, poiché c'è il desiderio di cambiare, di costruire e di acquisire consapevolezza. Lei è d'accordo con questa occupazione? Allora, io con questa occupazione, gestita come la stiamo gestendo adesso, se fatta bene sono d'accordissimo. Quindi io adesso? Adesso nel senso che qualche assemblea, insomma, qualcosa di importante, che dia contenuto, che dia un senso, ci deve stare, e se ci sta, questa occupazione darà unità agli studenti. Per adesso ci stiamo preparando all'assemblea informativa che inizierà alle 10. In cui avremo come ospite Andrea Alzetta, che è un esponente di Action. Ci troveremo con lui in assemblea a parlare del diritto all'abitare e delle tematiche, insomma, che ci sono, l'interconnessione tra un'occupazione e il diritto di occupare gli edifici pubblici e le scuole. Andrea Alzetta, Roma in Action all'Assemblea Capitolina. Tanto buongiorno e buona occupazione. In realtà credo che sia, anche se chiaramente assume una forma diversa, sia uno dei pochi modi, quello dell'occupazione, che si trova, e ormai non occupano solo appunto le famiglie senza casa piuttosto che gli studenti, ma anche, ne so, i lavoratori degli ospedali del CTO, per resistere ai tagli della sanità, hanno occupato, cioè diventa una delle poche maniere per riuscire appunto a esprimere intanto un livello, diciamo, di resistenza rispetto a un modello di sviluppo che è veramente paradossale. Nella logica della scuola che è un'azienda, che con la legge Aprea volevano trasformare in un'azienda, sono state modificate tutte quante le strutture interne delle scuole, i luoghi di aggregazione, sono diventati CES, perché nei CES di riappropriarci di quello che è fondamentale per la costruzione del nostro noi, del nostro essere, quello di stare insieme, quello di costruirci socialmente, perché ce ne sbattiamo il cavolo della versione del latino che poi quando è finita la scuola ce la siamo belle che ti metti. Socialmente evolute. Detto ciò, ringraziamo sia il professor Pettinelli che oggi ci ha dato questa possibilità e poi ringraziamo il nostro ospite che è stato tanto carino e venuto a parlarci dei nostri diritti, raga. Riprendiamoci i nostri spazi, riprendiamoci la scuola, riprendiamoci i nostri diritti, porca puttana. Second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
siamo con il professor Alvise Mattei. Cosa pensa dell'occupazione, di questa occupazione? Ci sono alcuni aspetti positivi, altri ovviamente non mi convincono fino in fondo, però almeno il fatto che ci sia un'ondata di occupazione mi porterà forse il messaggio a chi deve arrivare. Sì, infatti. Questo è l'obiettivo, no? Normalmente si occupa una scuola sola, un conto, se ne occupa tante un'altra. Stiamo leggendo adesso il vostro comunicato, siamo molto contenti che state aggiustando le cose rotte. Sì, quindi sarà meglio di come era prima dell'occupazione. Magari questo sarebbe eccezionale, una cosa nuova. Ok, questo è il piano e stiamo cercando di pulire tutta la merda. Usciamo da questa occupazione consapevoli che non tutto è perduto, consapevoli dei pericoli che sta affrontando in questo periodo la scuola pubblica italiana, consapevoli che una protesta di una settimana non basta per cambiare le cose, ma è comunque una buona base da cui partire. Essa infatti è riuscita a unire molti studenti sotto un unico tetto, non per obbligo, ma per volontà comune. Non possiamo però sentirci soddisfatti e smetterla qui. Tutti devono capire che la scuola pubblica italiana è casa nostra e va difesa come tale.